Luis, come stai? Bene, sono molto emozionato perché è la primissima volta che vado in TV. Primissima volta perché Luis, per chi non lo sapesse, nasce sul web. Sì, faccio il video. Il videomaker. Sì, il videomaker. Giusto? No? Sì. Allora, molti, magari i più giovani, ti avranno già riconosciuto. Per chi non avesse ancora conosciuto bene Luis Sal, cominciamo con la scheda che abbiamo fatto a cura di Alessandro Gori. Visioniamola assieme. Luis Sal, al secolo Sergio Lerme, è nato a Bologna nel 1997. Fin da piccolo ha amato apparire davanti e dietro all'obiettivo, fino a che nel 2017 non ha deciso di fondare il suo canale ufficiale. In brevissimo tempo si è guadagnato quasi 100 iscritti e un totale di 199 visualizzazioni. Luis ha inoltre un tatuaggio sul perineo. Questo recita in caratteri neogotici la seguente massima: se mi stai leggendo, vuol dire che abbiamo raggiunto un grado di intimità fuori dal comune. Ti invito a riflettere su quanto questo momento sia prezioso in un mondo che ci vuole sempre più chiusi in noi stessi, estranei al nostro prossimo, distanti l'uno dall'altro. Se invece sei il dottor Bragaglia, grazie per la consueta professionalità e delicatezza con cui procedi all'esame della prostata. Luis Sal, tu dicevi prima volta che partecipi a uno show televisivo. Non mi ero mai concesso, diciamo, alla televisione, perché per me è un po'. Non è nelle mie corde perché non la guardo. Spesso. Non guardi tanto la televisione. Infatti, se non sbaglio, ti hanno messo. Non sapevo come funziona. Sei venuto tutto brandizzato. Mi hanno dovuto togliere i marchi. Abbiamo dovuto mettere lo scotch. È che su internet non sono abituato, piattaforme web. Sì, sì, perché vabbè, si vedono, no? L'abbiamo dovuto coprire con dello scotch perché ci aveva le marche in vista. Sì. E vabbè, comunque, tu nasci youtuber, si può dire, no? Sì, sì, youtuber. Non è come i marchi che c'ha sulle... Youtuber, ecco, quindi... Però non è che la tua passione è... Si può dire youtuber, non so se si può dire il sito. Vabbè, youtuber viene da un sito. È una piattaforma di condivisione video. La piattaforma di condivisione video, insomma, avete capito probabilmente qual è. Tu il tuo primo video su questa piattaforma di video condivisibili, di che trattava? Ho iniziato 3 anni fa, sì. Anche se io facevo video da sempre, ho iniziato verso gli 10, adesso non so se posso dire l'età esatta. Dai 10 ai 13, così. Esatto, dai 10. Okay. E ho iniziato poi a condividere video sulla piattaforma di video digitale. Ma solo nel 2017, e il mio primo video di esordio fu proprio un video in cui mangio dei cereali, dei cornflakes. Non so se si può dire cornflakes. Sono i fiocchi di mais. Però cornflakes sì, non è un brand. Ah, non è un marchio. No, ok, pensavo fosse tipo... No. Cioè, è tipo un nastro adesivo che... Che io prima ho detto nastro adesivo, giusto? No, forse hai detto... Ok, nastro adesivo. Allora, quello che abbiamo messo sui vestiti di Luis è nastro adesivo. Chiedo scusa, sì. E eventualmente se ci fossero problemi. Comunque... Questi fiocchi d'avena. Esatto, che poi sono quella, il marchio. Vabbè, il quelli classico, col K, esatto, l'abbiamo la capito K tutti. Conosciamo quanti. Tutti. Sì. E da lì è stata un'ascesa, come diceva anche il video... Sì, ti ha portato ad avere un sacco di, non so se si può dire, di seguaci. Sulla piattaforma di video condivisibili e poi sui social network. Sì. Sui social network. Sì. Scusa se sembra ossessivo, è che qua in TV c'è proprio un diktat che non si possono nominare brand, quindi è una cosa che un po' me la devo mettere in fronte, no? Tipo foglietto giallo con l'adesivo dietro, quadrato. Sì. Senti, invece parliamo un po' di quello che fai tu. Tu oggi, peraltro, l'ultimo giorno di riprese per noi, se vuoi dopo noi ci andiamo a bere una birra, se vuoi. Mi piacerebbe, solo che non bevo... Non bevo alcolici. Ci beva una bevanda al gusto cola, perché anch'io ho lo stesso problema tuo, sono astemio. Sì. Tu invece perché sei astemio? Perché anche non sei astemio, sei uno molto attento al... Sono un po' attento alla salute, sì, mi piace allenarmi regolarmente, vado spesso in nei luoghi adibiti. Sì, Senti, e invece oltre alla tua attività con il l'atletica, come si dice, non so se si può dire fitness. La ginnastica. Sì, la tua passione è anche appunto fare il filmmaker su questa piattaforma di video condivisibili online sui vari social network, ma stai attualmente facendo un podcast. Una trasmissione online. Che si chiama, non so se possiamo dirlo. Forse il titolo non si può dire. Vabbè, comunque, è una trasmissione di cui sei protagonista assieme a tuo fratello e a Federico Lucia, che è il rapper. Non so se possiamo fare il nome perché lui è ormai
sì, vabbè, è inutile che... Vabbè, avete capito di chi stiamo parlando, il noto rapper, marito di, dell'influencer sui social network, sui, vabbè, principalmente madre del... del pargolo, carinissimo, bellissimo, molto bel ragazzino. Senti, vabbè, salutacelo Federico quando lo vedi. Senti, la tua regione preferita italiana? Non so se si possono dire le... non so se si possono dire le Marche. No, quella no, se possibile evitalo. No, è vero, l'Emilia Romagna ci abito. Beh, Emilia Romagna, Lazio anche carino. Sì, tu abiti Emilia Romagna precisamente a, non so se si può dire, nel capoluogo. Sì, nel sì, capoluogo delle... Sì, la città dove c'è il famoso Salume. Sì, Non so se ti è caduto il... Vabbè, i polli fritti, i cordon bleu. Luis, tu sei abbastanza atipico da molti youtuber della tua... non so, se molti piattaforme della tua generazione. Quando io mi hanno consigliato il tuo canale, vabbè, che si chiama come te, sì, io col mio computer, quello con la mela mozzicata, no? Vabbè, capito quale sto parlando? Non quello con la finestra. Non quello con la finestra. Ho visto il tuo primo contributo e mi ha colpito che non eri uno di quei classici youtuber che sta là che giocano con la... Le console, vabbè, sì. Con le console, con le famose... console di videogiochi. Console. Di fai videogiochi. Più... contenuti di stampo... Sì, a me piace... scusa se ti ho interrotto... No, prego. Mi piace fare avventure, comunque, compiere... avventure. Avventure, penso si possa... Sì. Si non possa... è un... No, tranquillamente. Senti, io ti ringrazio di essere venuto qui a una pezza di... vabbè, mia... Grazie a te, grazie a voi, per me è stato... scusami se non sapevo di tutto questo, ma non... Quindi, prima volta che sei venuto qui in, diciamo, non Fininvest, non La 7, non Sky, l'altra. La prima volta per te. Sì, sì, non mi ero... davvero, è un'esperienza totalmente nuova, non avevo... con questi congegni, le video delle ci sono quelli del PU del sì, sì, la platea, chiamiamola, sì, platea, non so se si sì, può, va bene, un luogo, sì, ringrazio, posso dire Luigi, magari, così tanto chi ti conosce ha capito, posso dire Luigi, sì, non facciamo pubblicità, così vediamo di fare pubblicità al tuo canale, ringrazio Luigi Sale, Luigi Sale. Non so se si può, no, forse me coso. Grazie, Coso! Grazie a te. Grazie a te, mille, ovviamente, di esserci venuto a trovare.